E quello è un segreto, no? Eh sì, eh, ma, gli, ma il vero i mutanesi lo sanno istintivamente quasi. Lo sanno, non lo so se lo sanno, ma ripetono questo, e ma non lo so. Bisogna Perché ho domandato, pensi, che anni fa avevo domandato a Barbini, po', anche a altri, se un vetro cristallo e un vetro opaco avevano la stessa plasticità. Sai cosa mi ha risposto Barbini? Il solito, tra virgolette, arrogante. Ah, io faccio, il... faccio qualsiasi cosa con qualsiasi vetro. Ah, che ragionamenti! Invece il semplice servente che deve confrontarsi con la plasticità, eh no, dice, che è il vetro più dolce, è il vetro meno dolce, sì. e che era Rioda Giuliano, E eh, sì, è dire, perché si fanno le decorazioni, cioè le, le morise, le morise sono dei piccoli decorazioni, che con una levata faceva tutta la morise. Quindi si manteneva plastico per, per, per tutta la, la misura, insomma, ecco. L'operaio che lavora, che sa, dice la verità. Eh sì. Ma Barbini. Ma non lo voleva dire. Non lo voleva dire. Eh, eh. Mi, ma no, non lo so. Bisogna essere umili anche su quello. Eh, ma bambini umili è difficile. No, è difficile. ma no, no, non era, è vero. No, Barbini non è una persona umile. No, no. No. Sì, ma è proprio per avere l'occasione di dire io faccio eh. con qualunque vetro. Sì, anche vero, è ma, bravo, non, ma non c'entrava con il ragionamento. È giusto, mm. giusto, hai ragione. È parente da lei? Come? Alfredo Barbini, siete parenti? No, non sarebbe mio parente. Lontano, sì. sì beh, sono i nomi. Tutti pareti, tutti, perché paretanti. sono le rami diversi, no? Come sono rami diversi. Mm. Sì, sono abbastanza diversi. Ma noi. Ma il ceppo probabilmente. Sì, lo Siamo. Ehm. Ma quando ho detto, però, che deriviamo tutti da Giorgio Barbini. Era un soprannome, no? Uh -huh. Detto Tugurio. Eh. E mia madre ha, ha riso per due giorni. <ride> Ma perché, come si è capito? Perché mia mamma prendeva in giro i muranesi, perché si davano le arie. Eh, le arie. <ride> e anche la nostra famiglia, come soprannome, siamo della famiglia dei Aria, aria, aria. aria. Eh, eh, siete ma suo papà e sua mamma eh, parlavano suo papà il tedesco e la mamma il italiano. Tenga no, come... del tè se vuole, eh? Cosa sei? Del tè. Se come... vuole quando vuole. No, parlavano cosa? No, quando si sono conosciuti. Ah, ma Come mio padre non, non stava a preoccuparsi. <coughs> anche se era un turco io capiva. No, aveva un'abilità di parlare, molto, era molto, molto capace a, a parlare. Ed era anche intelligente, è forse qualche parola di francese, e anche lei parlava un po' di francese si da capito. scuola. Sì. Insomma è innamorato Giochi. Mm -hmm. Mm -hmm. Però eh, anche per sua mamma, da Vienna, una grande, brava radicale, mia mamma. Mia mamma, mia mamma se, là, sì, è stata ma... veramente brava. Mm -hmm. E eh, eh. poi sua mamma era una donna modernissima. Eh, Avrà parlato il dialetto prima che l'italiano mm -hmm. <laughs> Forse. Fa sì. ah, so. ah, io, facile. Sa, signora, come parlano i viennesi? Io, io. Una persona bella, a me non parlava né di etto tedesco né di etto. Ah, no, pa che parla subito l'italiano. Eh, eh, mia mamma eh, eh, parlava sì, di etto. Di... Sì, ha sì, forzato, ma aveva una facilità di parlare italiano. Sì, ma trovarsi a Murano che tutti parlava di etto che a volte era difficile. Ah, ma io non parlavo mai di etto dico è eh, stata a imparare l'italiano sì, ma, ma parlava anche un bel tedesco eh. perché mi ho gradito una signora mm -hmm. che andava in, in, a, a villaco eh. che mia mamma parlava il, oh, tede, so, eh. il tedesco mm -hmm. dell'imperatore il mm -hmm. vieniero austriaco dell'imperatore mm -hmm. non so neanche cosa. cosa vuol dire dell'imperatore perché eh, la prima università era a Praga mm -hmm. e, e, e gli Habsburghi residavano una volta anche a Praga no? eh, prima sì. di muovere. è sì, la prima volta che sento la spiegazione <ride> <ride> e Praga Deutsch è la, è la lingua proprio no. uh, ah, a ordre <ride> ma, ma, ah, ma, ma ben, bene sta quando lo immaginavo Ecco, questo l'ho imparato adesso. Mm -hmm. Perché non l'avevo mai capito perché diceva: parla la lingua dell'imperatore. Mm -hmm. Era una, una signora che parlava era in pensione dalle poste di Vienna. Eh sì, eh sì. Eh sì. Bello, è stato un pomeriggio molto interessante. Si sarebbe ad andare avanti. Eh sì, eh, sì. posso dire che sei già tardi? Eh. No, Molto mi mille grazie voi, della no, sua no, pazienza, no, del, del no, suo no, è stato, Guardi signora, è stato un piacere. Un piacere, prima di tutto, perché si interessa di vetro, secondo perché è viennese. <ride> grazie. Sì. Ma, ma in quale maniera lei si interessa? Uh, per interesse, per interesse da, da fare sapere a altri che c'era una tradizione sconosciuta e che la gente che adesso ha già riuscito a una certa età non si può più ascoltare. Anche ah, certo, qualche sì. anno, sì, sì, è vero, è vero. È vero. E bisogna fare documentazione di, questo, Signora, di questa passione, sì, sì, di questo sì, sapere. Però tanti particolari non, non sono venuti fuori. Io ho cercato di dirne il più possibile, ma quando ha bisogno. Le, no, le, le cose tecniche è una cosa che non posso scoprire no non è una cosa è, è sua specialità e quelli che, che sa, lavorano ma, col vetro spero ma, che, che ma, abbiano ma va bene lavorare nella lavorazione della vetro, non è vera signora non è spiegabile bisogna vedere perché non si spiega l'abilità del vetro. Tanto è vero che non è codificabile la parlo della lavorazione. Invece, come fa Guido, insegnare la composizione, sì, quello che è codificabile anche in maniera empirica, ma è codificabile. Ma l'abilità del vetro non è codificabile. Si so può registrare. Con, naturalmente, con film. Ma no. E per fortuna, per fortuna mh, si trasmette abbastanza facilmente. Basta che sopravviva uno, se sopravvive uno, sopravvive l'altro. E, e qui invece il sabato. È sabato sera? Sì, ah, eh, eh. eh, io devo andare perché devo andare a messa e devo andare a San Donato. Grazie mille. Se gli fa piacere, se è meglio trovarlo qualche volta. Eh, va Sì? gli fa piacere? Sì. Eh, sì. Eh, ma, eh. ma mi dispiace che perché non serva guardi, quello un... che godito, no. ho detto, non serve a niente quello che godito. ho detto. Chi ha detto? Ma certo, perché no? No, perché diceva cose tecniche non interessanti. No. Ah, no, 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 no. no. no, 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 no. no, no aveva posso capito. No, no. No, no. Bele, signora. No, non posso lei, sì. lei non sarà contento di quello che io posso capire di quello che aveva detto, no? Io posso solo dare un'idea idea, come sono laico. Va bene, muovi lei. E posso Trasmettere la sua passione e, la, e, suo, Signora, e il suo il dialogo. Se ha bisogno di qualcosa, bisogna che si tenga in contatto sì. con o con Davide o con la Viviana, ma meglio, magari con, con il telefonino. Sì, sì, se le viene in mente qualcosa. Sì, dai bueno, dai. Mail, sì. Ah, dai la mail. dai, dai la mail.